Abbiamo da poco finito di presentare Cartesio, un grande filosofo del Seicento, molto apprezzato, anche molto criticato, padre del razionalismo. E oggi però iniziamo a vedere uno dei grandi oppositori di Cartesio, uno dei suoi grandi nemici, che in parte abbiamo già citato quando vi spiegavo la filosofia del padre del cogito. Cioè parliamo di Pascal, un filosofo contemporaneo di Cartesio, un filosofo sempre francese, quindi che vive nello stesso ambiente culturale, diciamo così, un filosofo anche lui che come Cartesio si interessa di matematica, si interessa di fisica, è un grande scienziato oltre che un grande filosofo, e quindi davvero sembra uscire dallo stesso retroterra culturale, diciamo, è però un filosofo che arriva a conclusioni molto diverse da quelle di Cartesio, differenti anche proprio per impostazione, perché Pascal è considerato uno degli anticipatori, uno dei padri nobili dell'esistenzialismo, una corrente che si è poi sviluppata tra l'Ottocento e il Novecento e ha avuto grande successo proprio di recente in Francia e non solo in Francia. Andiamo a cominciare. Caffè, come sempre, d'obbligo, e mettiamolo qua prima di farlo cadere. Batman c'è, è lì, lo vedete, sempre presente, sempre attento alle lezioni che facciamo. E se non mi conoscete, mi chiamo Alvano Ferretti, sono un professore, un insegnante di storia e filosofia delle superiori, insegno in un liceo scientifico, e ormai da marzo uso questo canale per periodicamente postare, anzi molto frequentemente postare, delle video spiegazioni che seguono in parallelo il programma di storia e o il programma di filosofia che si fa alle superiori, con approfondimenti, spiegazioni, cose di questo genere. C'è anche qualche video se vi interessa di educazione civica, qualche video sui libri, qualche video arriverà presto anche sui film, sempre però in ambito storico-filosofico. Quindi se siete interessati a queste materie, se vi incuriosiscono, se le state studiando, se le avete già studiate, trovate molto molto materiale. La lezione di oggi è una lezione, come vi dicevo all'inizio, di filosofia e concentrata su Pascal. Introduciamo questa figura, non esauriremo oggi tutti i discorsi che si possono fare su Pascal, perché vorrei presentarvelo con la dovuta calma. È un filosofo importante, è un filosofo anche molto interessante, che di solito piace moltissimo agli studenti, forse è uno di quelli che più spesso gli studenti amano, ed effettivamente è un filosofo affascinante, un filosofo che è anche poco filosofo, ne parleremo, perché alla fine è un filosofo che arriva a dire che la filosofia sostanzialmente sbaglia quasi tutto e bisognerebbe farla in maniera diversa o addirittura non farla, e ne parleremo. E forse è anche per questo che piace agli studenti, perché rispetto ad altri pensatori non ha uno sguardo sistematico, organizzato, razionale, estremo, tipo quello di Aristotele, per dirne uno, che è molto metodico. Pascal è più, diciamo così, irruento da un certo punto di vista, è uno spirito libero che si scaglia anche con forza e anche con frasi molto interessanti contro alcuni sistemi di pensiero, e quindi piace anche per quello, e poi soprattutto affronta dei temi che ai giovani piacciono moltissimo, e non solo ai giovani, i temi tipici dell'esistenza: che senso ha la nostra vita, come spendiamo il nostro tempo, come viviamo, come scegliamo a cosa affidarci, ecco, diciamo, temi che chiaramente in un adolescente sono centrali, ma ripeto, non solo in un adolescente. Prima però di vedere nel dettaglio il pensiero di Pascal, iniziare a vederlo, perché oggi diremo già qualcosina, vediamo la vita, come sempre all'inizio di un filosofo presento brevemente la vita, che vale la pena di approfondire in questo caso, anche perché il nome di Pascal, Blaise Pascal, non dovrebbe suonarvi del tutto nuovo. Se avete fatto un po' di studi di fisica, ad esempio, sicuramente l'avete già sentito nominare. Allora, chi è Pascal? Pascal è uno scienziato, uno studioso francese che vive nel 600, l'anno di nascita è il 1623, l'anno di morte è il 1662, quindi muore, anche se fatti i conti, abbastanza giovane, muore prima ancora di compiere 40 anni. E quindi, nonostante la giovane età di morte, comunque ha lasciato un lascito importantissimo
in vari ambiti, perché effettivamente è un ragazzo prodigio, già da giovane mostra un grandissimo talento, già a 16 anni pubblica il primo trattato e a 18 anni arriva addirittura a creare la prima macchina calcolatrice, la cosiddetta Pascalina. Se voi siete soliti frequentare musei della scienza, forse no, però ogni tanto se capita, io vi consiglio di andare in qualche museo della scienza, ce ne sono un po' in tutta Italia e anche all'estero, potreste imbattervi nella cosiddetta Pascalina. La Pascalina, che prende il nome proprio da Pascal, era una specie di calcolatrice meccanica che si usava un tempo, una volta dal 600 in poi, prima dell'invenzione chiaramente dei microchip, delle calcolatrici elettroniche. Noi oggi abbiamo le calcolatrici elettroniche per cui scriviamo, anche nel cellulare ce n'è una ovviamente, in ogni cellulare scriviamo i numeri, facciamo 12x727 e ci viene il risultato perché il microchip elabora il risultato. Ovviamente prima dell'invenzione dei chip e dell'informatica questo non era possibile, e però Pascal riesce a creare una macchina che con ingranaggi, quindi in maniera meccanica, restituisce il risultato di alcune semplici operazioni. Chiaramente era un supporto al calcolo, quando uno doveva fare tanti calcoli anche difficili, certo poteva farceli tutti a mano, ma poteva risultare particolarmente lungo e gravoso. La macchina calcolatrice di Pascal è un'innovazione importante anche per lo sviluppo della matematica, segno che quest'uomo, anzi il ragazzo, perché lei mente a 18 anni, è uno spirito intraprendente sia dal punto di vista teoretico, cioè teorico, diciamola così, sia anche dal punto di vista pratico. Fa molti studi anche nel campo della fisica, come vi dicevo, in particolare studia il vuoto, come abbiamo visto anche con Galileo. Ci sono le prime ricerche, i primi dubbi dei fisici sul vuoto, come è fatto il vuoto, che proprietà fisiche ha, come si spostano i corpi nel vuoto e così via. E questi studi nel vuoto lo portano poi a importanti conclusioni anche dal punto di vista della pressione. Voi ricorderete, se avete studiato appunto un po' di fisica alle superiori o magari anche dopo all'università, sapete bene che esiste il Pascal, che è un'unità di misura dedicata proprio alla memoria di Blaise Pascal, che indica la pressione, che misura la pressione ovviamente. Quindi a volte li trovate anche quando, che so, la pressione dei pneumatici, certo c'è più spesso il bar, che è sempre un'unità di misura simile, però in fisica più propriamente si usa il Pascal. Ecco, segno che questo Pascal è uno scienziato di primo ordine, ovviamente uno dei grandi protagonisti delle ricerche scientifiche dell'epoca. Quindi in campo, ripeto, fisico, in campo però, ricordiamoci questo, anche matematico, oltre che per quanto riguarda la Pascalina, Pascal è importante anche per lo studio del calcolo delle probabilità. È uno dei primi matematici a interessarsi a questo nuovo settore per l'epoca. All'epoca era nuovo, oggi non è più così tanto nuovo, ma è ancora molto interessante, che è quello del calcolo delle probabilità. Alle superiori non sempre lo si fa, il calcolo delle probabilità, a volte sì, a volte no, dipende dagli ordinamenti di scuola, però è un branca anche interessante, utile. Come sapete oggi, visto che il nostro mondo è sempre più visto come un mondo probabilistico, lo studio della probabilità diventa particolarmente interessante e importante. Pascal è uno dei primi ad affrontarlo, e sottolineo questo aspetto perché lo ritroveremo anche in filosofia. Ecco, gli studi di pneumatica, diciamo di pressione, di fisica, non lo influenzeranno poi più di tanto nell'elaborazione del suo pensiero filosofico. Invece gli studi probabilistici sì, vedremo che la probabilità rientrerà in qualche modo anche in alcune analisi che Pascal fa su Dio, e ne parleremo a suo tempo, sarà molto interessante, e quando ci arriveremo vi ricorderò questo discorso che vi sto facendo ora. Tutte queste grandi scoperte, questi grandi studi scientifici, in realtà Pascal li fa nella gioventù, li fa dai 16 anni in poi, per tutto, diciamo, i 20 anni eccetera, va avanti fino a circa 30 anni facendo grandi studi, poi a un certo punto improvvisamente abbandona tutto. Quindi questo è già un segnale forte di quanto fosse geniale questo personaggio, perché ripeto, le scoperte che ha fatto le persone, già i grandi della scienza le fanno nell'arco di tutta la vita, lui le ha fatte in pochi anni, negli anni giovanili. Poi ripeto, attorno ai 30 anni, in particolare nel 1654, Pascal decide di abbandonare completamente gli studi di matematica e di fisica, perché rimane preda, diciamo, di una forte conversione, ha una grande crisi interiore che lo porta a convertirsi e avvicinarsi prepotentemente al cristianesimo. Anche prima era cristiano, ma prima questo tema del cristianesimo era stato per lui decisamente secondario, di non
forte impatto, mentre adesso le cose stanno cambiando prepotentemente, decide di abbandonare, mettere da parte appunto tutti questi studi che aveva affrontato fino a quel momento e entrare in convento, in un certo senso, o meglio in un'abbazia, che è l'abbazia di Port Royal in Francia. Questa abbazia era molto famosa all'epoca perché era un'abbazia un po' particolare. Non è che, attenzione, Pascal diventa monaco, diventa frate, no, entra da laico, ma all'interno di questa abbazia trovavano spazio appunto quei laici, cioè quelle persone non consacrate, che volevano fare un cammino di ricerca interiore, volevano avvicinarsi al cristianesimo, e lì all'interno dell'abbazia di Port Royal trovavano una comunità particolarmente devota, ma in particolare non troppo fissata sui riti, sulle celebrazioni, eccetera, ma una comunità dello spirito, potremmo dire, in cui più che i riti in sé era importante la ricerca, era importante la meditazione, era importante la preghiera del singolo. Quindi Pascal si ritira, come entra in questa abbazia, per staccarsi dalle distrazioni del mondo, per staccarsi anche dai suoi studi in qualche modo, e per cercare di capire meglio chi è, cosa vuole e qual è la sua chiamata, la sua vocazione, chiamiamola così in termini cristiani ovviamente. E rimarrà lì fino alla morte praticamente, però c'è da dire un'altra cosa. Mentre, più o meno in contemporanea, mentre lui entra in questa abbazia, si diffonde in Francia e proprio anche dentro l'abbazia di Port Royal, in generale nell'ambiente intellettuale francese, una nuova dottrina, chiamiamola così, che è il cosiddetto giansenismo, che è una dottrina che per il momento è una corrente che potremmo definire interna alla Chiesa Cattolica, ma che nel giro di pochi anni verrà sempre più osteggiata dalla Chiesa ufficiale, fino a un certo punto a essere dichiarata eretica. Ripeto, cos'è questa dottrina? Deriva da un vescovo che si chiama Cornelio Giansenio, o almeno questo è il nome latinizzato del vescovo, che scrive proprio in quegli anni, nel 1641, un libro che si intitola Augustinus, cioè in latino è il nome di Sant'Agostino, no? Questo Cornelio Giansenio, che è un vescovo fiammingo, cioè dell'attuale Belgio barra Olanda, di quella zona lì, scrive questo libro, in cui riporta una serie di suoi studi legati alla figura di Agostino e soprattutto al pensiero di Sant'Agostino. Se voi non vi ricordate più Sant'Agostino, noi l'abbiamo già fatto e presentato in un video apposito che trovate in descrizione, che potete andarvi a rivedere se avete voglia. Cosa dice Giansenio, appunto, in più o meno in questi anni, pensando ad Agostino? Dice, fa notare che Agostino in realtà il problema del libero arbitrio aveva avuto una posizione che non è esattamente quella che la Chiesa Cattolica del tempo va propagando, va diffondendo. Quella differenza che la Chiesa Cattolica del tempo, quella del 600 e in parte ancora quella di oggi, sosteneva questo. Sosteneva che l'uomo, il singolo uomo, il cristiano, si potesse salvare, cioè guadagnarsi il paradiso nell'aldilà, tramite il concorrente uso di due elementi, diciamola così. Cioè, da un lato serviva la grazia divina, cioè bisognava che Dio si avvicinasse all'uomo, donasse all'uomo le capacità necessarie perché l'uomo potesse fare il bene, perché l'uomo macchiato dal peccato originale aveva bisogno anche dell'aiuto di Dio, dello Spirito Santo, della grazia, di qualcosa che Dio donava agli uomini. E d'altronde Gesù è morto e risorto per noi perché voleva dare agli uomini una mano, possiamo dirla così per semplificare un po'. Cioè c'era bisogno della grazia divina, cioè di un andare incontro di Dio agli uomini. Ma, diceva la dottrina cattolica, c'era da un lato la grazia divina e dall'altro ci dovevano essere le opere buone dell'uomo. L'uomo si salvava grazie al concorrente utilizzo di questi due elementi. Grazia divina da un lato, opere buone dall'altro. Quindi c'era qualcosa che derivava da Dio, qualcosa che l'uomo doveva metterci di suo, ovviamente. Poi l'uomo poteva sbagliare, poteva peccare, si doveva confessare, ovviamente, doveva farsi perdonare i peccati, ma poteva riprovarci e ripartire. E l'impressione generale era che gli uomini cristiani si potessero salvare. Certo, potevano peccare, potevano sbagliare, quindi poi nell'aldilà avrebbero dovuto passare un certo tempo in purgatorio, magari per assolvere, per purgarsi, per cancellare le colpe, però bene o male, con un certo numero di opere buone e con la grazia divina, gli uomini potevano legittimamente salvarsi. Questo era il messaggio della Chiesa Cattolica, era il messaggio più o meno ancora valido oggi. Servono entrambi gli elementi, serve la grazia divina
serve l'impegno dell'uomo, serve la penitenza dell'uomo, servono le opere buone. Il giansenismo, invece, ispirandosi ad Agostino e avvicinandosi per certi versi anche ad alcune dottrine protestanti, dice questo: il peccato originale ha macchiato l'uomo in maniera indelebile. Il peccato originale, cioè Adamo ed Eva che mangiano del frutto proibito, ha inclinato necessariamente l'uomo al male. L'uomo di fatto non è veramente capace con le sue forze di fare il bene, non è veramente capace con le sue forze di fare le opere buone. Quindi quando noi diciamo servono la grazia e le opere buone, diciamo qualcosa che per carità può essere anche vero, dicevano i giansenisti, ma è molto illusorio, perché l'uomo le opere buone da solo non le fa. L'uomo le opere buone non può riuscire a farle con le sue sole forze. In realtà, tra i due bracci, diciamo, di questo binomio, è molto più importante la grazia divina, perché solo la grazia divina consente all'uomo di fare il bene. L'uomo di per sé farebbe solo il male, è inclinato al male, non è capace di fare il bene, non sa neppure cosa sia il bene. Ma la grazia divina permette agli uomini di capire cos'è il bene. È come se rischiarasse la loro mente e consente loro di capire cos'è il bene, quindi li spinge a fare il bene. Ok? Rimane il libero arbitrio, perché l'uomo può scegliere, comunque è lui il responsabile della scelta, ma la grazia divina gli rischiara la mente, gli illumina la mente. Questo lo riceve in buona misura anche Agostino, in fondo, no? La teoria dell'illuminazione, ne abbiamo parlato, e la sua visione dell'anima, eccetera. Agostino più o meno dice questo in realtà, e poi è vero che la Chiesa Cattolica con l'andare del tempo, pur ispirandosi ad Agostino, ha un po' attenuato alcuni elementi della filosofia di Agostino, che poi erano anche in parte contraddittori, perché Agostino in certi testi sosteneva questo, in certi altri testi, lo dicevamo anche nella spiegazione iniziale, sembrava un po' dubbioso sulla questione, quindi c'è un po' di ambiguità in Agostino. Però Cornelio Giansenio, padre di questa corrente, dice: ritorniamo a quello che Agostino diceva e che secondo me è la verità, cioè che la grazia conta molto di più delle opere buone e anzi influenza le opere buone. Qual è la conseguenza? Che può sembrare questi possono sembrare discorsi da teologi che poco influiscono sulla vita umana, in realtà influisce molto questo discorso, perché la differenza era poi nel modo di intendere la fede. Nel senso che la Chiesa Cattolica, in particolare i gesuiti, che in questa fase storica sono quelli che si fanno portatori della e difensori della classica dottrina cattolica, sosteneva che in pratica tutti i cristiani, tutti i cattolici, bene o male si salvassero. Perché? Perché Dio donava la grazia a tutti, indifferentemente a chiunque si avvicinasse a Lui. Chiunque frequentava la messa, chiunque frequentava la parrocchia, chiunque si riconoscesse come cristiano, riceveva da Dio la grazia. Dio la dava davvero a tutti, nel suo grande amore per l'umanità, Dio donava a tutti la grazia. Quindi tutti avevamo la grazia. Tutti ci provavamo più o meno, tutti i cristiani più o meno ci provavano a fare il bene, poi magari alcuni ci riuscivano meglio, alcuni ci riuscivano peggio, ma si confessavano, tentavano, ci riprovavano, e quindi era legittimo pensare che buona parte del mondo cristiano fosse destinato alla salvezza, che quasi tutti i cristiani fossero destinati alla salvezza. I gesuiti insistevano molto su questo punto, cioè che la salvezza è disponibile a tutti, è alla portata di tutti, e che tutti, bene o male, se rispettano le leggi della Chiesa, se frequentano la messa, se fanno la comunione, eccetera, se fanno i sacramenti, possono ambire alla salvezza. Questo è quello che diceva la Chiesa ufficialmente, che in particolare i gesuiti sostenevano, quindi una salvezza davvero a largo raggio. Tutti o quasi potevano salvarsi. I giansenisti invece cosa dicono? Dicono che tutto dipende dalla grazia in pratica, quasi tutto dipende dalla grazia, perché è la grazia che fa capire cos'è il bene e quindi porta a fare il bene. Se tu non sai cos'è il bene, non puoi neanche provandoci riuscire a fare il bene. Quindi dipende tutto dalla grazia, ma Dio questa grazia non la concede a tutti. Secondo i giansenisti, Dio concede la grazia a pochi eletti, li sceglie, e li sceglie perché Lui ha un progetto che a noi è incomprensibile. Ma Dio ne sceglie pochi di questi eletti. Questi eletti sono quelle persone, quei santi che noi vediamo nel mondo, quelle persone molto vicine a Dio, molto vicine alla religione, non che semplicemente vanno a messa e fanno la comunione, ma quelle persone che rischiarano, che si notano per la loro vicinanza a Dio. Quindi la differenza qual è? Che i giansenisti dicono pochi si salvano,
non si salveranno tutti, tutti quelli che vanno a messa ma poi continuano a vivere la loro vita come una vita normale, come se Dio non ci fosse, facendo i loro piccoli peccatucci, eccetera, 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 non sono destinati alla salvezza. Pochi si salvano, gli eletti, quelli che Dio ha scelto, perché quei pochi sono quelli che hanno ricevuto la grazia e tramite questa grazia capiscono qual è il vero bene. E quindi c'è una bella differenza, perché per la Chiesa Cattolica, per i gesuiti, si salvano tutti qua, o quasi. Per i giansenisti si salvano in pochissimi, i pochi prescelti. È chiaro che questa teoria dei giansenisti già vi potrebbe ricordare alcune dottrine che abbiamo visto con luteranesimo o col calvinismo. Effettivamente era, per quanto ci fossero poi delle differenze, ma differenze non così abissali, era certo molto vicina ad alcune teorie protestanti. Infatti, come vi dicevo, la Chiesa Cattolica, dopo un'iniziale titubanza, dopo qualche anno di vediamo come va a finire, vediamo cosa sostengono, se si diffonde o no questa dottrina, dopo questa iniziale titubanza la Chiesa passerà al contrattacco, condannerà le dottrine di Giansenio fino a un certo punto a dichiararle proprio eretiche. Pascal vive questi dibattiti, queste discussioni sul giansenismo proprio durante la sua vita, perché vi ripeto, il libro di Giansenio venne pubblicato nel 1941 e poi negli anni 50, quando Pascal ormai è entrato nell'abbazia di Port Royal, c'è anche grande dibattito all'interno della Chiesa Cattolica. Tenete presente che durante la vita di Pascal non arriva ancora la condanna definitiva del giansenismo, c'è solo nel 1653 una prima condanna di alcune tesi giansieniste da parte di Papa Innocenzo X, ma alcune tesi su cui poi i giansienisti in un certo senso fanno una sorta di ricorso, perché dicono in realtà queste tesi non si ritrovano così espresse nel libro di Giansenio, quindi se ne può ancora discutere. Insomma, negli anni 50 si sta facendo ancora un grande dibattito intorno a queste tesi. Certo, i giansienisti sono in odore di eresia, però la Chiesa, ripeto, per il momento non sa bene, in maniera troppo netta, che posizione prendere sulla questione. Però i giansenisti sono attaccati, in particolare dei gesuiti, come vi dicevo, e in particolare tra tutti i gesuiti il capofila di questo attacco ai giansenisti è un certo Molina, che era uno dei principali gesuiti del tempo, uno dei principali intellettuali all'interno della Chiesa del tempo, che martella molto sulla dottrina giansenista, cercando di difendere invece la posizione ufficiale della Chiesa. Lo stesso Pascal da Port Royal decide di intervenire nella questione, infatti tra il 1656 e il 1657 pubblica quelle che verranno chiamate lettere provinciali. Sono una serie di lettere, appunto, di vario argomento, però in cui Pascal frequentemente entra nel dibattito sulla legittimità del giansenismo e sulla dottrina quindi della grazia. Tenete presente che queste lettere provinciali sono un vero capolavoro della letteratura, nel senso che vengono ancora studiate per chi studia letteratura francese, per chi fa francese, perché sono uno dei testi più belli anche dal punto di vista stilistico e letterario del 600, per dire quanto questo Pascal fosse davvero un grande personaggio a tutto tondo, un grande scienziato, un grande filosofo, un grande anche scrittore per certi versi. E in queste lettere provinciali, in particolare, Pascal si scaglia contro Molina, si scaglia contro i gesuiti, difendendo, diciamo così, il giansenismo, sostenendo che non sia uguale al protestantesimo, che ci siano delle differenze, perché il giansenismo lascia il libero arbitrio all'uomo, non c'è nessuna predestinazione, però sostenendo anche che la grazia di Dio davvero illumini la mente degli uomini, davvero li spinga a fare il bene, perché li inclini al bene, li spinga al bene, pur rimanendo il libero arbitrio, pur non essendoci predestinazione, perché Dio ci concede ancora la scelta. Questo per dire del primo grande capolavoro, ma dopo aver pubblicato queste lettere provinciali, Pascal inizia a stendere un altro libro, ancora più ampio, in cui vorrebbe ancora di più prendere le difese del giansenismo e spiegare la sua visione della fede, della vita e tutto il resto. Questo libro, nelle sue intenzioni, dovrebbe intitolarsi Apologia del Cristianesimo. Apologia, a volte i miei studenti dicono cosa vuol dire, in realtà dovreste già saperlo perché abbiamo parlato in terza dell'Apologia di Socrate, grande testo di Platone dedicato al maestro Socrate. Apologia vuol dire in difesa di, scritto in difesa di. Quindi Apologia del Cristianesimo sarebbe un libro scritto per difendere il cristianesimo, soprattutto il cristianesimo nell'interpretazione di Cornelio Giansenio e dei suoi seguaci. Questo libro però non vede la luce perché Pascal muore prima di averlo ultimato. Muore, vi dicevo, molto giovane, prima di 40 anni, e viene pubblicato postumo, nel senso che dopo la sua morte alcuni suoi amici, collaboratori, prendono in mano tutti gli appunti di Pascal
ho detto Cartesio, forse intendevo Pascal, se ho detto Cartesio cancellatelo, Pascal, prendo in mano tutti questi appunti di Pascal e sono però appunti, cioè sono frasi, pezzi di testo, appunti che Pascal si era preso per poi stendere la versione definitiva del libro. Visto che questi appunti sono molto molto accurati, molto interessanti, ricchi di spunti, bellissimi, Pascal, cioè gli amici, i discepoli di Pascal, decidono di pubblicare lo stesso questi appunti, che chiaramente non vengono più pubblicati col titolo di Apologia del Cristianesimo, ma con un titolo nuovo, che è quello di Pensieri. Lo trovate in tutte le librerie, è un libro ancora molto venduto, uno dei più venduti nell'ambito della filosofia, perché è uno dei più accessibili, facili, anche se non avete una grande preparazione filosofica, lo si legge tranquillamente, ed è un libro, uno dei più belli anche, al di là che poi voi siate d'accordo oppure no con Pascal, ma ci sono alcune riflessioni che sono bellissime e vale la pena di leggere e studiare. Sono proprio degli appunti, dei pensieri, a volte sono frasi semplici, a volte sono dei pezzi di pagina, a volte anche delle pagine un po' più lunghe, tra poco ve lo mostro. E questo libro ed è davvero intrigante, appassionante. Questo è l'ultimo lascito di Pascal perché poi muore, ma lì troviamo tutta la sua filosofia, infatti parleremo essenzialmente dei pensieri. Il libro, vedete, è questo qui, questa è un'edizione che ho io, quella con piani, col testo a fronte, ma ne trovate tante altre. Vedete, è abbastanza grosso, ma lo è perché qui c'è un apparato di noto introduttivo e poi è a pagine doppie perché c'è il francese e l'italiano di fianco. Ma come vedete, apro a caso. Vedete, c'è qua il testo francese, qua il testo italiano, ma vedete, sono a volte delle frasi, 3 righe, una riga, pezzi un po' più lunghi, a volte sono più pagine, a volte proprio una riga, tutti numerati, 173, 74, 75, 76, 77, 178, 179, perché sono pensieri, frammenti, anche qua per dire un'altra pagina, uguale, vedete sempre con numerazione, e frasi, pezzi un po' più lunghi. Continua così per tutto il libro. Perché? Perché appunto è nato anche in questa maniera, ma questo lo rende un libro in maniera, diciamo così, un insieme di brevi riflessioni, un libro quasi da aforismi, ricco di aforismi o di pezzi di frasi più lunghe, però tra loro connesse, collegate. Ovviamente chi si trovò poi a redare la pubblicazione del libro cercò di mettere vicino quei pensieri che andavano più o meno sugli stessi temi e li raggruppò, li distinse, cercando di fare un percorso, il percorso che poi lo stesso Pascal aveva ipotizzato per la sua opera Apologia del Cristianesimo. È un libro molto carino, molto interessante, che si legge facilmente. Poi, man mano che andremo avanti in questo video e nei prossimi, magari citerò alcune di queste frasi, alcuni di questi pensieri. Prima di tutto, però, bisogna capire qual è il tema. Il tema, vi dicevo, è la difesa del cristianesimo, è il tentativo di spiegare perché il cristianesimo è la religione migliore, e ne parleremo. Ma non solo questo, il tentativo è prima di tutto quello di cercare di dare una spiegazione ai dubbi esistenziali dell'uomo. Pascal vuole capire qual è il senso della vita, vuole capire perché ci troviamo qui, con quale scopo ci troviamo qui, perché siamo qui piuttosto che lì, dice in uno dei pensieri, e capire come dobbiamo vivere la nostra vita. A lui non interessa più capire come funziona la pressione o come funziona il calcolo delle probabilità. Queste diventano cose del tutto secondarie per lui, perché il vero fulcro della riflessione deve essere capire il senso della vita. Una volta che noi avremo capito il senso della vita, eventualmente potremo poi dedicarci a una cosa piuttosto che all'altra. Ma è chiaro che per tutti noi la domanda sul senso della vita è quella fondamentale. E però, nota Pascal, è una domanda che pochi si pongono. Pur essendo la domanda base che dovremmo porci tutti perché tutti viviamo, qualsiasi mestiere facciamo, prima di tutto viviamo, e quindi prima di tutto dovremmo capire qual è il senso della nostra esistenza, qual è l'obiettivo della nostra vita, come dobbiamo vivere, eppure pochi, pochissimi si pongono questa domanda. La stragrande maggioranza delle persone, quasi tutte le persone, anzi, hanno una incredibile paura di porsi questa domanda, fuggono da questa domanda, fanno di tutto per non pensare a questa domanda. E questa è una cosa che colpisce subito l'immaginazione di Pascal, che ne rimane stupefatto e inquietato allo stesso tempo, ma d'altronde anche lui, fino appunto ai 30 anni circa, non si era posto questa domanda, aveva continuato a vivere, ad agire, a fare, senza poi porsi domande, quesiti sulle basi del suo vivere e del suo fare. Per questo la grande conversione, perché la sua conversione è anche un tentativo di dire basta con tutte queste distrazioni e occupiamoci di capire prima le cose importanti. Cosa che però, ripeto, fanno in pochissimi, pochi eletti riescono a fare questo. E chiaramente, per rispondere a questa domanda, bisognerà anche porsi delle domande su Dio.
è inevitabile, siamo nel 600, l'uomo del 600 crede in Dio senza neppure troppi dubbi, e però bisogna anche capire in quale Dio si crede, con quale Dio bisogna fare i conti. Dio interviene nella nostra vita oppure no? Ci plasma oppure no? Ci cambia oppure no? E in questo senso il grande bersaglio polemico di Pascal saranno i filosofi precedenti, Cartesio su tutti, ve l'ho detto già parlandovi di Cartesio, e vi metto in descrizione il link del video in cui Cartesio parlava di Dio, perché Cartesio in fondo ci ha presentato un Dio che è quasi un ente di ragione. Vi leggo il pensiero che uno dei pensieri più famosi che Pascal dedica a Cartesio, così lo commentiamo, è il 194, ve lo leggo. Non posso perdonare a Cartesio. Egli avrebbe pur voluto, in tutta la sua filosofia, poter fare a meno di Dio, ma non ha potuto esimersi dal fargli dare un colpetto per mettere il mondo in movimento. Dopodiché non sa più che farsene di Dio. Cioè, e questo è l'atteggiamento di Cartesio, ma l'atteggiamento di tanti filosofi secondo Pascal. Quello di, certo, dire che Dio esiste, magari anche dimostrare che Dio esiste, come ha fatto Cartesio con le sue prove, e però non sapere poi che farsene di questo Dio, perché il Dio di Cartesio è un Dio che dà un colpetto al mondo, gli dà la quantità di moto, abbiamo detto, gli crea la materia, ma poi non influisce più di tanto sulla vita. Ma questo vale per tanti altri filosofi, anche tutte le prove che abbiamo visto per dimostrare l'esistenza di Dio, la prova di Sant'Anselmo, le prove di San Tommaso, le prove dello stesso Cartesio, eccetera, sono prove inutili, secondo Pascal, lo vedremo andando avanti, sono prove che non servono, nel senso che, per carità, si può anche provare a dimostrare Dio, poi vedremo ci sono dei difetti in queste prove e li mostreremo, Pascal le critica, ma non sarà mica questa la cosa importante, secondo Pascal. La cosa importante non è dimostrare, come se fosse un teorema geometrico, l'esistenza di Dio, la cosa importante è capire se Dio influisce sulla mia vita e in che misura influisce sulla mia vita. La cosa importante è capire come io mi relaziono con Dio. Dio non è solo un ente astratto di cui dobbiamo dimostrare l'esistenza, come se dovessimo dimostrare che la somma interna degli angoli di un triangolo è 180 gradi. Ma chi se ne frega se la somma interna è 180 gradi? Chi se ne frega se Dio l'abbiamo dimostrato che esiste oppure no? La cosa veramente fondamentale è capire cosa Dio ci chiede. E questo non se l'ha chiesto nessun filosofo. I filosofi si accontentano di dimostrare che Dio c'è e poi basta, chiudono lì la questione. E no! La questione invece è tutt'altra, è capire cosa Dio vuole da noi, è capire se Dio c'è, se ci ha creati e perché ci ha creati, con quale scopo. Quindi, capite, l'analisi di Pascal è completamente diversa dalle analisi dei filosofi precedenti, anche di quelli che si sono occupati di religione. Quelli precedenti molto spesso si sono occupati di religione, hanno presentato un Dio che era davvero un Dio dei filosofi, come lo chiama lui, cioè un Dio che serve per ragionare. A Pascal serve un Dio che aiuti a vivere, che serva per vivere, ed è un altro paio di maniche, capite? Di solito a questo punto della spiegazione io mi fermo un attimo col discorso e in classe apro il computer, accendo il proiettore, che abbiamo in tutte le classi, e faccio vedere un breve filmato di un comico americano che si chiama Louis C.K., molto famoso, l'avrete sentito nominare anche purtroppo per questioni non proprio bellissime nell'ambito del Me Too, però è un comico molto intrigante, molto interessante. E il video che faccio vedere di solito ve lo metto in descrizione se siete curiosi di vederlo. Adesso non posso metterlo in mezzo a questa spiegazione perché poi mi fanno storico il copyright, eccetera, però lo potete andare a vedere voi se siete curiosi, ed è un video che non c'entra niente con la filosofia, è una breve intervista che lui, diciamo così, tiene, svolge all'interno di un talk show americano, in cui racconta un fatterello in chiave comica, e però un fatterello che si ricollega benissimo a Pascal. Cosa dice questo comico? Cosa dice Louis C.K.? Dice che ha tolto il cellulare alle figlie, racconta delle figlie dell'uso che fanno del cellulare, e finisce per parlare dell'uso che anche lui fa del cellulare. Dice che tante volte quando magari gli viene un po' di sconforto, gli viene un po' di gli viene qualche pensiero negativo, diciamo, che gli fa pensare alla sua vita, eccetera, prende in mano il cellulare e inizia a messaggiare con altre persone in modo da non pensare in realtà a quello che sta facendo, non pensare in realtà alla propria miseria, ai propri fallimenti e alle proprie difficoltà. E arriva a dire, facendo questo esempio, ripeto, sempre in chiave comica, anche con una punta di volgarità ogni tanto, ma come spesso fanno i comici d'altronde, arriva a dire che tante volte lui, ma non solo lui, un po' tutti noi,
ci riempiamo la vita di tante occupazioni, come può essere appunto il cellulare. Il cellulare cos'è? È una forma di intrattenimento. Noi lo prendiamo in mano quando siamo annoiati, quando siamo in coda dal dottore, quando siamo. Magari alcuni studenti, anche se non dovrebbero, in classe, quando la lezione è noiosa, quando non hanno voglia di ascoltare, prendono fuori il cellulare, iniziano a usarlo o fanno un gioco o iniziano a scrivere messaggi a degli amici o guardano i social network. La stessa natura dei social network è questa, in fondo, quella di sfruttare la nostra noia e distrarci e farci vedere le vite altrui. Farci vedere, che so, su Instagram le persone in vacanza o farci leggere su Facebook i pensieri e quello che stanno facendo varie persone, in modo che non dobbiamo stare lì ad annoiarci, non dobbiamo stare lì fermi, immobili, ma abbiamo modo di distrarci, letteralmente di distrarci e riempirci la giornata. Ecco, se volete guardare il video di Louis C.K., lo dice in maniera molto divertente e anche intelligente, non stupida, anzi. Quindi lo consiglio, lo trovate in descrizione. Ma in generale, cosa c'entra questo con Pascal? Ebbene, Pascal è stato forse il primo a dire queste cose, molto prima di Louis C.K., molto prima di noi, prima ancora che esistessero i social network. Pascal si accorge di questo, che noi uomini facciamo di tutto continuamente per riempirci le giornate e per trovarci mille occupazioni. Lo facciamo non tanto così perché ci annoiamo e basta, ma perché la noia, il non aver nulla da fare, ci rivela in qualche maniera la nostra miseria. Cioè, quando noi non abbiamo niente da fare, siamo da soli con noi stessi, non abbiamo altre persone che ci parlano, non abbiamo la TV accesa, non abbiamo il cellulare acceso, ma siamo fermi da soli in solitudine, possiamo provare una certa angoscia. Sappiamo che prima o dopo finiamo per provare una certa angoscia, perché la nostra mente inizia a scavare in certi pensieri, pensieri a cui magari non sappiamo dare risposta. Potremmo iniziare a chiederci: ma quello che sto facendo, la vita che sto conducendo, è la vita migliore che posso condurre? Le scelte che sto facendo sono le scelte migliori? Le persone con cui vivo sono le persone migliori per me? Io mi sto comportando bene? Io sto agendo per il meglio? E cosa vuol dire il meglio? Cosa vuol dire vivere bene? Che senso ha la mia vita? Insomma, se noi fossimo da soli immersi nella noia, saremmo spinti a pensare a noi stessi e a pensare a quei grandi dubbi esistenziali che però invece di solito non vogliamo affrontare. Vi dicevo prima che Pascal dice che queste grandi domande non se le fa nessuno, nonostante siano le più importanti, nonostante siano quelle più fondanti, tutti cercano di evitarle. Hanno letteralmente il terrore di queste domande, perché se dovessero affrontare queste domande si renderebbero conto che non abbiamo risposte semplici, non abbiamo risposte facili. Se noi ci davvero ci dovessimo porre il quesito su che senso ha la nostra vita, potremmo scontrarci contro un muro, potremmo scontrarci contro la nostra disperazione, contro la nostra angoscia, contro la paura di non avere un senso o di non trovare un senso nella nostra vita. E allora, per non affrontare questo problema, per non affrontare la noia, che è ciò che ci mette davanti a questi problemi, noi ci riempiamo la vita. Ci troviamo mille occupazioni. Siamo soli, cerchiamo persone con cui parlare, magari non parlare di cose sensate, non parlare di cose profonde, ma di chiacchiericcio, di banalità, pur di distrarci. Se non troviamo persone, apriamo il cellulare, facciamo un giochino, un videogioco, sempre per distrarci. Se, ad esempio, non troviamo persone, non abbiamo neppure il cellulare, ci creiamo un hobby, andiamo a fare la spesa, facciamo qualcosa pur di non star fermi a pensare. Ecco, l'uomo fa proprio questo. L'uomo è spinto a fare questo. Questo è tipico, dice Pascal, della mentalità comune, del modo comune di porsi davanti alle cose. La gente comune fa sempre così e siamo abituati a far così, siamo spinti a far così continuamente. Questo Pascal lo dice molto chiaramente in alcuni passi dei pensieri, e volevo leggervi a tal proposito un pensiero in particolare che nella mia edizione, vediamo se lo trovo, eccolo qua, è il 213, ma in certe edizioni è anche numerato come il 168. Ve lo leggo. Gli uomini, non avendo potuto liberarsi della morte, della miseria, dell'ignoranza, hanno deciso per essere felici di non pensarci. Visto che gli uomini non sanno capire il senso, non sanno liberarsi, nel senso non sanno affrontare
la morte, che è il grande problema della nostra vita, non sanno capire il senso della morte, non sanno capire la miseria, perché siamo così deboli davanti alla natura, al mondo, agli altri, e l'ignoranza, perché ci rimane ignoto tanto nel mondo, non potendo risolvere questi problemi, ripeto, morte, miseria e ignoranza, gli uomini hanno deciso, per essere felici, di non pensarci. Cioè gli uomini, pur di non affrontare i grandi problemi della vita, pur di non affrontare le cose che li possono letteralmente intristire e disperare, si annebbiano la mente, si distraggono pur di non pensare a queste cose, pensano così di essere felici. Questa distrazione continua dell'uomo viene espressa da Pascal con un termine che è una delle parole chiave della filosofia di Pascal, che è divertissement in francese. Lui lo dice in francese, si potrebbe tradurre come divertimento, però in genere non lo si traduce, qua in questa edizione lo traduce, ma i libri spesso non lo altre edizioni non lo traducono, perché non va confuso col divertimento come lo intendiamo noi nella lingua italiana. Quando noi parliamo di divertimento, pensiamo a cose appunto divertenti, che ci fanno ridere, che ci fanno gioire. Nel senso in cui lo intende Pascal, divertimento invece, divertissement, meglio ancora, va inteso nel senso di distrazione. Divertire, letteralmente, etimologicamente, vuol dire dirigere, vertire, vertere, dirigere l'attenzione verso qualcos'altro. Ecco, il divertimento, il divertissement, meglio ancora, di cui parla Pascal, è proprio questo, è una forma di distrazione, non stare attenti ai problemi essenziali della nostra vita e dirigere l'attenzione verso altre cose secondarie che però ci distraggono. E questo a volte lo si lascia in francese per non creare equivoci. Però capite, il divertissement è questo, è la distrazione continua con cui riempiamo le nostre giornate. Vi leggo un altro pensiero, un'altra frase di Pascal per rendere ancora più chiaro questo sistema. Nella mia edizione è la numero 217, ma in altre è la 171. Dice questo: l'unico sollievo delle nostre miserie è il divertimento, e tuttavia esso è la nostra più grande miseria. Infatti è soprattutto il divertimento che ci impedisce di pensare a noi stessi e ci porta insensibilmente alla perdizione. Senza di esso saremmo immersi nella noia e questa ci spingerebbe a cercare un mezzo più consistente per uscirne. Ma il divertimento ci diletta e ci fa giungere alla morte inavvertitamente. Cioè noi ci rifugiamo nel divertissement, ci distraiamo pensando che lì saremo felici per pur di non pensare alla miseria. E però in questo modo non capiamo mai nulla della nostra vita, andiamo inavvertitamente verso la morte e non siamo veramente felici. Questo è il problema, perché è vero che la noia ci rivela la nostra miseria, ci rivela i nostri limiti e quindi ci intristisce, possiamo dirla così. Però la noia va affrontata, queste grandi domande vanno affrontate, bisogna cercare di risolverle, se no è come mettere tutti i problemi sotto il tappeto, la polvere sotto il tappeto, ma la polvere non è che scompare. E prima o poi con questa polvere dovremo fare i conti. Quindi con queste domande esistenziali alla fine dovremo fare i conti, arriveremo alla morte senza aver capito nulla della vita, avendo sprecato completamente la nostra vita. E invece bisogna capire come funziona la nostra vita. Quindi il divertissement è una soluzione di facciata, ma non è una vera soluzione, capite? Non ci dà una vera felicità, anzi, Pascal riflette ulteriormente su questo e dice: guardiamo bene come ci porta a vivere il divertissement. Ci porta a vivere spostando sempre in un certo senso in avanti la nostra felicità. Come passiamo la nostra vita, noi, la vita comune, quella del senso comune che attraversano tutti gli uomini? È una vita in cui noi cerchiamo tante cose, cerchiamo il piacere, cerchiamo i piaceri, no? Io vi ho detto, prendo il cellulare e inizio a chiacchierare con qualche amico per distrarmi, ma perché ho degli amici? O perché ho una fidanzata, una moglie, o ognuno di voi ha un rapporto diverso, un marito, un fidanzato, o vorrei averlo, eccetera. Perché speriamo che quel rapporto ci porti del piacere. Perché scriviamo agli amici? Perché abbiamo delle amicizie? Perché speriamo che quelle amicizie ci portino a una qualche forma di piacere. Perché lavoriamo? Perché speriamo che i soldi che accumuleremo ci porteranno a una qualche forma di piacere. Perché, facciamo i lavori in casa, puliamo, perché speriamo che questo ci ricompensi con una qualche forma di piacere. Tutto ciò che facciamo quando ci distraiamo, quando cadiamo nel divertissement, è sempre un impegnarci per qualcosa che ci darà poi i suoi frutti. È sempre un cercare il piacere. Ma attenzione, fa notare questo Pascal, in questa maniera noi
allontaniamo sempre da noi il piacere, perché il piacere è sempre qualcosa verso cui tendiamo, ma che non raggiungiamo mai. La nostra vita è sempre desiderio, nota Pascal, è sempre cercare qualcosa. E appena lo raggiungiamo, cerchiamo qualcos'altro. È sempre un portare avanti l'asticella di quello che desideriamo. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di riempirci la mente, riempirci le giornate. E per riempircele ci creiamo nuovi obiettivi da raggiungere. Perché se arrivassimo a un obiettivo e lo raggiungessimo, allora cadremmo nella noia. Cioè inizieremo a pensare, beh, adesso cosa faccio? Beh, forse dovrei fare i conti con me stesso, non voglio farlo. E allora mi devo dare un nuovo obiettivo, allora mi dico, beh, potrei fare la spesa, potrei leggere un libro, potrei guardare un film, sperando che questo film, questo libro mi diano piacere, potrei crearmi un hobby, pur di non stare fermo a pensare. Quindi ci proponiamo sempre dei nuovi obiettivi, continuamente, e però gli obiettivi cosa sono? I desideri cosa sono? Promesse di felicità futura. Però, ripeto, appena raggiungiamo l'obiettivo, subito un altro, quindi viviamo molto di più nella promessa che nella felicità. Viviamo molto di più nel futuro che nel presente. Viviamo proiettati in avanti, lasciandoci sfuggire continuamente il presente. E tutto questo Pascal lo esprime bene in un ulteriore pensiero, un'ulteriore frase, che nella mia edizione, che non lo sono scritto, è la 168, lo vado a recuperare, 168, ma in altre edizioni può essere numerato in maniera leggermente diversa. Questa, ripeto, edizione Bompiani, a cura di Adriano Bausola, 168, però in altre qua c'è indicato, viene segnalato come il 172. Ve lo leggo un po' più lungo, come vedete è un pezzettino un po' più lungo, ma è interessante. Non ci fermiamo mai al tempo presente, anticipiamo l'avvenire quasi fosse troppo lento a venire, quasi per affrettare il suo corso. Oppure richiamiamo il passato, cioè ricordiamo le cose, per arrestarlo quasi fosse troppo fugace. Quindi non viviamo mai nel presente, o anticipiamo il futuro o ci ricordiamo il passato. Il presente però non gli diamo peso. Imprudenti al punto di aggirarci nei tempi che non sono nostri e di non pensare al solo che ci appartiene, cioè al tempo presente. E talmente vani che ci abbandoniamo a pensare a quei tempi che non hanno realtà. Passato e futuro non esistono, esistono solo nella mente, nelle aspettative, diceva, se vi ricordate, anche Agostino, anche Aristotele. L'unico tempo veramente esistente è presente, eppure noi non ci badiamo a questo presente. Sfuggiamo senza riflettere il solo tempo che sussiste. Lo scacciamo dalla nostra vista perché ci affligge. E se ci è gradevole, ci affliggiamo di vederlo sfuggire. Nel momento in cui magari il presente ci piace, dobbiamo pure riperderlo. Quindi non dobbiamo troppo pensare al presente. Tentiamo di sostenerlo con l'avvenire e pensiamo di predisporre le cose che ancora non sono in nostro potere per un tempo al quale non abbiamo alcuna certezza di arrivare. Quindi noi guardiamo al futuro, ma chissà se arriveremo al futuro. Ciascuno esamini i propri pensieri, li troverà tutti presi dal passato oppure dall'avvenire. Non pensiamo quindi affatto al presente, e se ci pensiamo è solo per prendere lumi per predisporre l'avvenire. Il presente, qua arriva il punto chiave, il presente non è mai il nostro scopo. Il passato e il presente sono i nostri mezzi, l'avvenire solo è il nostro scopo. In tal modo non viviamo mai, ma speriamo di vivere. E predisponendoci sempre ad essere felici, è inevitabile che non lo siamo mai. Noi non siamo mai felici, non apprezziamo mai la felicità del tempo presente, perché ci aspettiamo che la felicità arrivi, sia sempre davanti a noi, sia sempre là, e iniziamo a camminare per arrivare là, e poi però diventa un là sempre più lontano. E così facendo, la felicità è sempre promessa ma mai mantenuta, è sempre in avanti ma mai raggiunta, non siamo felici mai. Ci aspettiamo di essere felici e non siamo felici mai. Quindi, è abbastanza chiaro, il divertissement è una via di fuga, ma una via di fuga fallace, falsa, ingannevole, non dobbiamo perseguirla, dobbiamo smetterla di vivere in questa maniera e cercare di affrontare le nostre miserie costitutive. Il senso comune, la mentalità comune, questo modo di fare, che è tipico di tantissimi, di tutti quasi, secondo Pascal, non ci porta a risolvere i nostri problemi. Non è la risposta ai nostri problemi esistenziali. Vediamo che Pascal tenta di rispondere ai problemi esaminando varie discipline, parte adesso dalla mentalità dell'uomo comune,
e vede che non dà risposta. Poi affronterà le scienze, affronterà la filosofia e vedremo che neppure scienza e filosofia daranno risposte adeguate al problema. E ne parleremo nei prossimi video. Adesso intanto è importante e indispensabile capire questo. L'uomo comune è portato dalla sua stessa natura, ma anche dalla società che ha attorno, a non affrontare i veri problemi esistenziali. Ripeto, la società è un atto d'accusa piuttosto duro, questo di Pascal, è strutturata in modo da distrarci, è strutturata in modo da darci mille occupazioni che non ci aiutano a riflettere sul nostro destino. In fondo, pensate, se siete studenti anche alla scuola, che pure con la filosofia e con altre discipline può affrontare alcuni problemi, spesso è più fonte di distrazione, direbbe Pascal, perché ci fa perdere tempo nei conti, nello studio, senza però darci una chiave chiara di lettura. Alla fine della scuola nessuno di noi ha capito il senso della sua vita. Dovrà fare un cammino suo se vuole farlo, ma la scuola non ci aiuta, la scuola ci distrae, o meglio, questo direbbe Pascal. Noi potremmo dire che la scuola ci fornisce dei mezzi, ma poi sta a noi cercare di affrontare questi problemi. Ecco, il problema è che pochi li affrontano questi problemi, la maggior parte si distrae. Perché, ripeto, però anche tutto il contesto, tutto l'ambiente, tutta la società è strutturata in modo, l'uomo stesso l'ha strutturata nei millenni in modo che ci distragga e che non ci consente di affrontare questi temi. Eppure noi dobbiamo, se vogliamo essere felici, dobbiamo essere più forti della società e più forti della distrazione. Pascal lo rende già abbastanza chiaro, noi non dobbiamo più fuggire dalla nostra miseria, fuggire dalla noia, ma dobbiamo affrontare la noia e affrontare la miseria cercando di capire quali sono le risposte ai problemi che ci siamo posti, cioè che senso ha la mia vita, cosa ci faccio qui, perché sono nato qui e non altrove e come devo vivere. Queste grandi domande, che sono le domande tipiche di ogni quesito esistenziale che in fondo ognuno di noi prima o poi si pone e poi magari fa finta di non essersele poste, dobbiamo cercare di trovarne una risposta davanti a queste domande. E vedremo con le prossime discipline che affronteremo, la scienza, la filosofia, eventualmente la religione, se queste branche del sapere, se queste forme di riflessione ci aiuteranno a rispondere. Vedremo alcune sì, alcune no. Però questi sono i temi, questa è la questione, questo è il grande problema. Il problema è affrontare ciò che siamo e non scappare più. Quindi qui starà la grande dignità dell'uomo, nella capacità di non distrarsi e fare i conti con se stesso, fare i conti con le proprie paure anche, in un certo senso. Ma di questo parleremo, ripeto, nei prossimi video ancora ulteriormente. Per il momento direi che questo è tutto, abbiamo fatto già un video bello corposo con alcuni concetti importantissimi e anche molto famosi, molto ancora apprezzati della filosofia di Pascal. In descrizione, come al solito, trovate l'elenco degli argomenti che ho trattato oggi e il link per far ripartire gli argomenti dal punto preciso in cui ne ho parlato, più altri link a risorse che ho citato durante la spiegazione, che potete andare a vedere, il video di Louis C.K. ad esempio, ma poi anche i video che ho fatto io, eccetera. Ci vediamo qui presto per nuovi video di storia, filosofia ed educazione civica. Ciao, alla prossima!